Massimo, come è nata l'idea di queste pizze gourmet? Secondo me sono nate per dare importanza alla pizza. Abbiamo intitolato le serate La pizza si veste da sera, proprio per creare, per dare importanza a un piatto che finora è stato, non dico snobbato, ma insomma nel detto si va a mangiare una pizzetta e così per una serata fra amici, invece portarlo a livello di grandi piatti che escono dalla cucina curati da chef. Il pizzaiolo piacerebbe che diventasse uno chef. Che difficoltà ci sono nel mettere insieme un pizzaiolo e uno chef? Allora, un piatto che esce da una cucina preparato da un grande chef, ecco, trova comunque delle difficoltà a volte a essere riportato sulla pizza, perché la pizza ha una sua consistenza e allora legare un po' le due cose diventa difficile, però il lavoro di Andrea, il lavoro mio già approvato da più di un anno, sta raggiungendo risultati ottimi secondo noi. Il problema del piatto è creare una consistenza della pasta che non dia fastidio più di tanto agli ingredienti che sono riportati sopra. E volta per volta cerchiamo di tirar fuori delle pizze dove ci siano delle consistenze da una parte e dall'altra che legano bene insieme. La risposta dei clienti? La risposta dei clienti è ottima. È vero che noi comunque continuiamo a dare un'alternativa perché c'è un po' di scetticismo, comunque come dicevo prima la pizza viene vissuta come un piatto conviviale dove si fa due chiacchiere fra amici e si dà meno importanza a quello che abbiamo davanti e più importanza alle chiacchiere. E invece in questo caso noi è quello che vogliamo raggiungere, proprio dargli importanza. Allora piano piano lo stiamo introducendo, dando però sempre la possibilità che può mangiare una margherita, una capricciosa classica, di buttarsi su quelle. Però diciamo che chi viene e assaggia quella pizza poi la richiede, quindi vuol dire che riscontro c'è. Siamo vicini all'estate, quale sarà la pizza dell'estate di Apogeo? Allora, la pizza che abbiamo presentato ora, per ultima, è una ricciola marinata a crudo e poi accompagnata da un'insalata liquida di arrugginci che richiama proprio la freschezza dell'estate.